Ciao a tutti, oggi vi faccio un video di una cosa che non facevo già da un sacco di tempo, e cioè un video di recensione di un libro. Il libro in questione, ve lo dico già da subito, ancora da prima di dirvi il titolo, è un libro fantastico ed è Perché io sogno forte di Roberta Liguori. Vedete, sottotitolo, Smetti di rimandare la felicità a tempi migliori. Allora, questo libro, come vi ho detto, è bellissimo. Roberta Liguori è una mental coach, una sì, mental coach, life coach, non so come si, è una coach. E praticamente lei, se non sbaglio, è anche trainer in PNL. E praticamente parla in questo libro di una sua battaglia, cioè di come lei ha fatto per affrontare e per sconfiggere anche il cancro al seno. È un libro che secondo me devono leggere tutti, anche chi non ha problemi di salute, perché diciamo, parla appunto, diciamo, il filone principale è appunto come lei ha appunto vinto questa battaglia, però diciamo quello è uno spunto, però affronta veramente tanti temi che ci sono legati e credo che leggere questo tipo di libro e farsi veramente che ci penetri dentro, ci dia la possibilità proprio di affrontare la vita in un modo diverso. Infatti, vi ripeto, io penso che lo debbano leggere veramente tutti. Chi non ha il libro lo compri e lo regali anche, perché è proprio, tra l'altro, si trova anche in ebook. A me questo libro io non l'ho comprato, a me è stato prestato. Mi è stato prestato da una persona che è andata a un suo corso, infatti è anche autografato dall'autrice, adesso vi copro un po', però è anche autografato dall'autrice, è bellissimo, adesso glielo restituirò ovviamente. Però è un libro che voglio avere e credo che entrerà sicuramente, anzi lo voglio far entrare nei miei mai senza del comodino, cioè deve stare sempre lì tanto di tanto e devo rileggere un pezzo. E sappiate che io sono una, non so se ve l'ho mai detto, ma io non amo molto rivedere i film, rileggere i libri che ho già letto, no. Cioè io leggo un libro, mi piace, è bellissimo, me lo gusto, una volta finito, ciao, ci siamo visti. In realtà questo credo proprio che mi sarà molto utile leggerlo e rileggerlo e rileggerlo, perché ci sono tante cose che proprio voglio che mi entrino in testa assolutamente. E voglio che, diciamo, entrino a far parte proprio del mio agire quotidiano, ecco. È un libro molto, non so se dire motivante, nel senso, vi spiego. Io ho letto già diversi, non tantissimi, ma diversi autori che parlano, diciamo, di motivazione o di crescita interiore, ecco, preferisco dire così, di crescita interiore. Ho letto Tony Robbins. Ho letto Sherry Huber, anche Anthony De Mello, quello manuale per un'aquila che si crede un pollo. Insomma, ne ho letti veramente tanti e mi piacciono perché proprio mi rendo conto di averne estremamente bisogno. Questo libro, secondo me, fa un po' da collante a tutto quello che ho letto, perché poi mette tutte quelle nozioni teoriche che sono bellissime, per l'amor di Dio, però le mette proprio sul piano pratico. E credo, ripeto, che sia utile veramente per tutti, anche chi è già, diciamo, chi ha già, diciamo, già un buon livello, di evoluzione, diciamo. Che cosa c'è da dire? Avete presente quando siete, in una giornata di quelle estive, proprio calde, calde, e vi trovate davanti un bel bicchiere d'acqua fresca, no? Ecco. Voi vedete il bicchiere e saprete che quel bicchiere vi disseterà. Ecco, questa è la sensazione che ho avuto io quando mi sono trovata davanti a questo libro e devo dire che a ogni capitolo era come ogni sorso, cioè mi dissetava e ne volevo un altro, mi dissetava e ne volevo un altro. È veramente fatto bene, perché parla di lei, ma parla anche proprio di appunto come affrontare la vita, come i nostri viaggi mentali, le nostre trappole mentali. È proprio molto utile, vi ripeto, va proprio nel profondo. E mi piace perché si vede che c'è tutta una lavorazione dietro, cioè ogni capitolo spiega una cosa, poi va al gradino successivo. È proprio bello, veramente. Non so quante volte lo voglio dire, che è bello, ma è bellissimo. E poi,
Avete presente quella frase che dice, è una poesia di poesia di Murakami, che dice che quando insomma incontreremo la tempesta e usciremo da quel vento, dal vento della tempesta, l'unica cosa di cui saremo sicuri è che non siamo la stessa persona che vi è entrata. Ecco, sicuramente leggere un libro del genere quando si è dentro alla tempesta credo che sia molto utile. Per me non è stato così, ho letto molto dopo, però comunque, insomma, sicuramente vi aiuta, sicuramente vi aiuta e vi fa ragionare. Ecco, detto ciò, io passerei a fare quello che mi piace di più, cioè leggere. Allora, per leggere tutto quello che mi piace di questo libro dovrei leggervelo tipo quasi tutto, cosa che non farò. Vi dico il mio capitolo preferito è un capitolo che si chiama Imparare. Non è numerato, non sono numerati i capitoli, hanno solo il titolo. Capitolo che si chiama Imparare. E allora adesso vi dico, a pagina 83 di quel capitolo c'è questa frase. Il fatto è che l'unico modo che abbiamo per evolvere è di affrontare le sfide. L'essere umano ha bisogno di scontrarsi con ostacoli e difficoltà per crescere come individuo. Pensate alle piccole sfide che dobbiamo superare fin da bambini per diventare grandi. Imparare a parlare, imparare a mangiare da soli o a fare la pipì nel vasino. Imparare ad andare in bicicletta senza le rotelle, ostacoli che sembrano insormontabili lì per lì, ma che poi, una volta superati, ci permettono di acquisire sicurezza, consapevolezza, esperienza. Solo superando gli ostacoli possiamo crescere e migliorare. Ah, e poi questa frase che è bellissima, che dice: partiamo dal presupposto che il fallimento come concetto astratto non esiste. Già, è molto tranquillizzante questa cosa. E che in realtà è solo un costrutto della pigra mente umana. Il nostro cervello tende infatti a ottimizzare le risorse e le pensa tutte pur di evitare di lavorare. Per questo a volte generalizza le esperienze negative e si convince che è sbagliato ripeterle, perché tanto finiranno sempre allo stesso modo. Avete già capito perché è utile questo libro. E poi c'è una parte. Ah no, aspettate, però c'è un altro pezzo qua che vi volevo assolutamente leggere. Vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qui, eccolo qui. Dice, pagina 97, questo è già un altro capitolo. Le nostre azioni devono essere volte a costruire un futuro straordinario, a raggiungere gli obiettivi, a realizzarci come persone, questo è certo. Ma allo stesso tempo devono permetterci di godere di ogni singolo istante del viaggio. Perché se il raggiungimento di un obiettivo implica vivere un presente infelice e demandare la felicità solo al conseguimento di un risultato, allora abbiamo scelto un modo stupido di vivere. La chiamo la trappola del solo quando. Alcune persone, una volta definito il loro entusiasmante obiettivo, vivono poi la loro vita in perenne attesa, sicure che quando e solo quando avranno raggiunto l'obiettivo saranno finalmente felici. Infatti qui fa gli esempi. Solo quando avrò un figlio sarò realizzata, solo quando avrò perso 30 kg. Starò finalmente bene e potrò vivere una vita felice. La verità è che questa è una scelta di vita poco utile, che molto difficilmente ci consentirà di essere davvero felici. L'obiettivo deve essere il nostro sestante di navigazione, la nostra direttrice, la nostra ispirazione, e il nostro dovere rimane quello di vivere ogni giorno della nostra vita come persone spudoratamente felici. Guarda, ditemi voi se, cioè, dopo aver letto un libro del genere avete voglia di spaccare il mondo. Allora, e poi ecco un altro pezzo, questo è l'ultimo, poi non vi tedio più. Mi è piaciuto tantissimo perché, nel senso, mi ha colpita, non è forse il pezzo più motivante in assoluto, ma mi ha colpita, vi spiego perché. Io tendo ad essere una persona molto, molto tirchia, non voglio spendere i miei soldi. Allo stesso tempo, però, mi rendo conto di essere attratta da certe cose che ovviamente costano e che sono assolutamente futili. E io cerco sempre di allontanare un po', no, da me questo pensiero e dire no, no, non devo volere quelle cose perché non sono cose che non mi servono, non le voglio. Però le vorrei, però costano. Quindi sono un po', no, ho questa
sorta di diatriba interiore. In realtà, con questo pezzo, lei mi ha fatto pensare che anche il fatto di voler desiderare delle cose, per quanto futili nel mio caso, può essere una spinta ad avere una situazione economica migliore, che mi permetta di poter comprare quello che voglio, senza magari starci a pensare su troppo. E questa cosa fa sì che io mi attivi per raggiungere i miei obiettivi, capite? E quindi niente, ho trovato che sia un bel modo di vedere le cose. E sempre si rifà un po' a quel modo di. Sto un po' ripetendo modo. A quella frase che dice che non c'è nessuna cosa che è assolutamente positiva o assolutamente negativa. Tutto sta come noi usiamo le cose. Ed è vero. Adesso vado subito a leggervi perché sennò qua diventa un'escrescenza filosofica immane. Sono consapevole che possedere una Birkin di Hermès non favorirà la mia crescita personale, ma ho anche imparato ad ammettere la mia umanità più frivola. Ognuno di noi ha desideri che spaziano da futili capricci a grandi aspirazioni dell'animo, e per vivere una vita piena dobbiamo riconoscerli tutti, attribuendo a ognuno la giusta importanza. Riconosco la mia sfacciata passione per le borse, per le Ducati e per i tatuaggi. E questo non fa di me una persona superficiale o vuota, ma un essere umano che ammette di avere anche desideri e passioni terreni. E se questi desideri rimangono piacevoli appendici della nostra vita e non il suo fine ultimo, beh, allora sono passioni sane, ben accette e tollerate. Se invece diventano l'unico obiettivo della nostra esistenza, corriamo il rischio di vivere una vita vuota e di privarci di gioie che solo il cuore può dare. Perché, in fondo, come dice il piccolo principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Alla fine, la vita è tutta una questione di equilibrio, e il segreto perché sia piena e soddisfacente è appagare tanto i bisogni terreni quanto gli incorporei. Trovare la propria dimensione spirituale viaggiando, meditando o pregando, e allo stesso tempo apprezzare un buon bicchiere di vino. E comprare una borsa di tanto in tanto, anche perché sono convinta che se Dio non avesse voluto che comprassimo borse, ci avrebbe fatti con il marsupio. È bellissimo, vedete com'è equilibrante questo pezzo, bellissimo, veramente. Niente, io qui ho finito. Vi dico una cosa che potete fare, che è assolutamente gratis, intanto potete seguirla, cercatela su Facebook, Roberta Liguori, ha anche un suo sito. E vi dico una cosa, se potete, magari, siccome lei gira un po' tutta l'Italia, ovviamente a parte dove abito io, ma vabbè, siccome appunto lei gira un po' dappertutto, magari controllate sul suo sito, ma lo dice tante volte anche su Facebook, se c'è qualche incontro vicino a dove abitate voi o insomma se avete voglia di spostarvi un po', perché io credo che assolutamente ne valga la pena. E poi niente, andateci ovviamente, ecco. Penso che sia molto interessante. Ecco, fatelo anche per me che, ripeto, non si è mai trovata vicino a dove sono io e adesso posso spostarmi un po' poco, ecco. Niente, vi saluto, fatemi sapere se avete letto già questo libro o se lo leggerete e vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!